Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a un'altra puntata di questo programma che seguite così con tanta affezione. Come avete visto dall'inquadratura larga, lo studio è pieno come sempre di tanti ospiti. Accanto a me ce n'è uno che farà un po' da collante, da trait d'union tra gli altri che sono seduti nell'altro divano. Parliamo di danza e di scuole di danza e di un avvenimento importante per la città di Fano e per le scuole di danza che si è potuto realizzare grazie all'interessamento di uno sponsor che è qui accanto a me, per far sì che le scuole di danza dessero il meglio di loro nell'alveo più naturale possibile che c'è, ovvero sia il teatro. E questo avvenimento c'è stato a giugno. Quattro scuole di danza che sono qui ospiti di Dopo Cena questa sera hanno potuto rappresentare i loro spettacoli e i loro adepti nel Teatro della Fortuna. Allora io introduco subito i primi due, ci sarà un avvicendamento nel corso della puntata perché per ragioni di spazio, insomma, non potevamo affollare con quattro persone il divano, quindi farete una staffetta. Allora, salutiamo Serena Gubert, direttore artistico di Vaganova Spazio Danza, accanto a lei Cosimo Greco, responsabile di Capogiro Dance Entertainment. Theater. And Theater, ecco, vedi, no, vabbè, io ho la mia gaffa sui nomi, la devo fare per forza. Comunque, insomma, voi rappresentate le prime due scuole. Allora, per dovere di cavalleria partiamo da Serena. Allora, facciamo anche in questa occasione, insomma, un po' un summo di quello che è avvenuto e di quello che hanno rappresentato, e poi ci parleranno anche di quello che andranno a rappresentare. Prima di fare questo con te, io, insomma, Barbara Marcolini, che insomma, sei stata un po' la miccia di tutto questo, diciamo, no? Perché grazie al tuo interessamento questa cosa si è potuta realizzare, che era un desiderio delle scuole da tanto tempo che loro esprimevano. Chiaro, io diciamo che quando ho visto appunto che le scuole di danza erano in difficoltà, ho visto l'appello proprio delle scuole di danza che erano in difficoltà perché non potevano usufruire più della corte malatestiana, veramente mi si è stretto il cuore, perché ho detto questi ragazzi, questi bambini che tutto l'anno lavorano e credo che sia un impegno veramente importante, non si possono esibire ecco, in una corte malatestiana che comunque è uno spazio bellissimo, ma soprattutto in un teatro che credo sia il massimo per un bambino, no? Potersi esibire in un teatro. Ho detto perché no, perché non li posso magari aiutare nel mio piccolo, e quindi ho proprio contattato l'amministrazione comunale, che appunto ringrazio, e ho chiesto di poter, se era possibile, poter intervenire e quindi dare il mio contributo. Ecco, questo è stato recepito subito dall'amministrazione, quindi grazie a questo si è potuto, insomma, dar vita a questo mese di giugno così imperniato di danza. Allora, Serena, che cosa avete portato in teatro voi come scuola di danza? Dunque, noi abbiamo creato, appunto grazie all'aiuto di Barbara, all'amministrazione, alla fondazione, un po' alla collaborazione di tutti, abbiamo creato questa rassegna Fano in Danza, l'abbiamo chiamata così, praticamente una serie di giornate dedicate alla danza in cui tutte le scuole di danza hanno presentato il loro lavoro. Io in particolare ho presentato due spettacoli differenti, uno un repertorio di danza classica su cui noi puntiamo molto, quest'anno abbiamo portato Lago dei Cigni e sì, le bambine sono state tanto contente. E poi abbiamo portato di moderno uno spettacolo invece creato appositamente, ogni anno gli istruttori creano uno spettacolo, quest'anno il tema era Una notte al museo, quindi praticamente ricreavano l'atmosfera di un museo dove le varie opere d'arte, che siano quadri, sculture, prendevano vita e quindi danzavano queste opere d'arte, poi sempre in chiave un po' teatrale, un po' ironica come siamo abituati noi. E quindi due spettacoli, un bel impegno, due serate. Comunque quello che fa piacere è che ci si investe tanto in tempo, in disponibilità dei genitori, lavoro, però quando si propone qualcosa fatto bene, il pubblico risponde, perché per quel che riguarda me, ma
penso anche tutte le altre, c'è stato afflusso di pubblico, sono stati tutti molto molto contenti della nuova location, diciamo. Sì. Le bambine addirittura sono rimaste a bocca aperta perché non avevano mai visto un teatro vero, quindi per qualcuno di loro è stata la prima volta. Sì, sì, no? Sì, la prima volta. In un teatro. Sì, sì, sì. Ma anche per qualche genitore. Per qualche genitore. E quindi no, è stato molto bello poter vedere i propri figli danzare nel luogo giusto per la danza, no? Poi soprattutto la danza classica al suo sbocco nel teatro, insomma. Quindi un bilancio molto positivo dal punto di vista di questa rassegna, ecco. Infatti speriamo di l'anno prossimo. Anzi, contiamo, Fanno in danza secondo anno, ecco. Quanti ragazzi della tua scuola sono stati impegnati? Io come scuola siamo 140-150 allievi, poi dopo sono divisi tra il classico e il moderno. Noi abbiamo molto molto riscontro soprattutto sulla danza classica. E infatti noi siamo partiti inizialmente 15 anni fa prevalentemente con la danza classica. E abbiamo buoni risultati, sì, sia nell'ambito della scuola che fuori, perché alcuni ragazzi sono fuori, si sono diplomati in enti lirici grossi, tipo Scala. E questa è una soddisfazione anche per voi che li avete, li avete avvicinati, poi guidati. E tutti quanti i vostri allievi hanno potuto partecipare a questa cosa, quindi sono tutti quanti hanno avuto divisi questa, nelle due sere, nelle due sere tutti quanti insomma hanno avuto questa gioia. Allora facciamo anche un salto in avanti, poi con ognuno di loro, oltre a chiacchierare insomma su quello che è stato il lavoro, faremo anche un lancio in avanti, capiremo quelli che sono i loro piani futuri, i loro corsi, e, insomma, perché poi una domanda che voglio fare un po' a tutti: avete più ragazzi o più ragazze? Più? Una domanda che sai risponderti da solo. No, ovviamente. Siccome io ho visto più volte Billy Elliot, allora sai, mi è rimasta sta cosa. Mi è rimasta sta cosa. No, ovviamente molte bambine. Comunque, però, io poi negli anni ho avuto anche tanti ragazzi, solo che purtroppo erano molto molto bravi, molto dotati, per cui quasi tutti sono adesso al momento ballerini professionisti. C'è 4-5 sparsi in giro, no, con qualche bambino, qualche ragazzino c'è, però ovviamente la percentuale femminile. E va bene. Quindi cosa proporrete per... Noi, come ti dicevo, abbiamo fatto una scelta forse un pochino controcorrente, perché alla quantità di corsi che spesso ci sono in giro, sono proposti, noi abbiamo fatto una scelta più di qualità per quel che ci riguarda, quindi abbiamo ridotto i corsi che proponiamo esclusivamente a danza, a parte il corso di Pilates e ginnastica, così, però abbiamo solo danza, quindi danza classica, sia più, diciamo, un po' per tutti, che anche dei corsi a livello accademico, dove studiano appunto più volte a settimana solo classica, solo tecnica, repertorio, punte, e poi danza contemporanea, danza moderna e appunto Pilates e ginnastica, non tanto altro, anche perché i corsi sono tanti e quindi non riusciremo neanche a cogliere tanto altro. Quindi abbiamo fatto questa scelta e portiamo avanti questa scelta, e presenteremo a giugno i saggi, sempre. Dopo poi speriamo, cioè contiamo anche in questo caso su quello che avevamo, di cui avevamo parlato anche col sindaco e l'assessore, di riuscire a fare una serata, magari tutte e quattro si parlava di una serata tutte e quattro le scuole insieme nel periodo natalizio. Poi ognuno di noi ha progetti che adesso andranno un attimino a concretizzarsi. Noi siamo in Vianini, zona del vecchio pronto soccorso. Quindi siete centrali. Sì, siamo centrali. E quindi ecco, stiamo partendo in questi con i corsi accademici, abbiamo già iniziato a settembre, i primi di settembre, con tutti gli altri stiamo ripartendo in questi giorni. Con le prove che quindi si fanno con i bambini nuovi. È il periodo giusto. Sì, è il periodo giusto, prove gratuite, così si rendono conto se gli può piacere o meno. Sì. Allora, insomma, quindi spingiamo perché a Natale ci sia questa replica, diciamo, tutti insieme. Visto,
Ho visto il gradimento che ha riscosso. Infatti, ti dicevo, io sono appunto molto orgogliosa che si è potuto realizzare questo progetto, perché comunque ci ho creduto, ci abbiamo creduto tutti insieme e quindi siamo riusciti alla fine a portare una bella cosa, insomma. Cioè, una bella integrazione tra pubblico e privato, perché perfetto. Tu gestisci un'attività in centro, l'Oro di Babette, diciamolo. Diciamolo, che, l'Oro, diciamo, di Babette, è lei è la titolare, avanti. Portiamo avanti questa cosa che, insomma, si sposa bene anche con quello di una cittadinanza attiva, di un commercio che comunque collabora con l'amministrazione pubblica. Perfetto. Laddove c'è bisogno di, insomma, di un intervento di questo possibile. Anche perché io ripeto e l'ho detto più volte in diverse sedi, io credo molto appunto nella sussidiarietà, che comunque è proprio lo sposarsi tra il pubblico e il privato, laddove appunto non arriva il pubblico. Se è possibile, cioè, nella maniera più chiara possibile e logicamente trasparente, può intervenire il privato per realizzare appunto questi grandi progetti che credo per la città di Fano, per tutto quello che comunque ha come città, può comunque dare tanto. Ecco. Sì. Ah, questo è un bel esempio di come si può lavorare nel tessuto sociale pur rimanendo in un ambito non pubblico, per dar modo anche all'amministrazione pubblica di realizzare oppure di sfruttare al meglio quelle che sono le proprie peculiarità. Insomma, il Teatro della Fortuna penso sia uno dei teatri più belli che ci sono. Infatti, in assoluto. Perché spesso è una prerogativa delle grandi città, ecco, no? Invece, a Fano, che comunque nel nostro piccolo ce l'abbiamo, giusto sfruttarlo bene. In tante cose, quindi potrebbe essere sfruttato veramente di più. Bene, allora, Cosimo Greco, ecco, cioè, tu hai l'aplomb proprio del danseur. Sono l'unico uomo in questa situazione. Il Billy Elliot. Anche no. Allora, voi invece cosa avete portato in questa bella esperienza del Teatro della Fortuna? Allora, io rappresento in questo caso la Scuola di Danza Capogiro Dance and Theater, diretta da Simona Paterniani, me ne faccio portavoce in questa sede. Abbiamo aperto questa rassegna Fano in Danza il 13 di giugno con lo spettacolo intitolato Maleficent, ispirato alla storia della Bella Addormentata vista da un altro punto di vista, l'ultimo lavoro della Disney, no? Dalla parte della cattiva, che poi tanto cattiva alla fine non era. La nostra scuola ha rappresentato in questo spettacolo una commistione di elementi che caratterizzano Capogiro Dance and Theater, cioè la danza e anche il canto e anche la recitazione. Quindi abbiamo inserito dalle bambine più piccole, dai 4 anni, fino a quelle più grandi che già si occupano di avviamento professionale alla danza, passando per i cantanti e passando per gli attori. Quindi abbiamo fatto uno spettacolo di un paio d'ore tra fate, tra gnomi, tra situazioni comunque sia molto fiabesche. Lo spettacolo è andato molto bene. I genitori, come diceva anche Serena, anche per quanto ci riguarda, sono stati entusiasti della rappresentazione. Ci tengo a dire anche da parte mia e da parte di Simona un ringraziamento particolare a Barbara per averci dato questa mano importante, all'assessorato alla cultura del Comune di Fano che si è prodigato, quindi la persona del vice sindaco e del sindaco, la fondazione del Teatro della Fortuna che comunque sia per la prima volta, no, ha aperto le porte alla danza in questo modo, e credo che possa essere la prima di una lunga serie di Fano in Danza. L'anno prossimo, se Dio vuole, riusciremo a fare Fano in Danza volume 2. Volume 2, il ritorno. Volume 2, non la vendete, il prosieguo. E quindi da parte nostra c'è stato veramente un grande apprezzamento anche per quanto riguarda le forze che ognuna di noi, ogni scuola ha messo in campo, perché finalmente, è una cosa che ci tengo, l'unione fa la forza. Quindi è una cosa della quale siamo, credo, ognuno di noi soddisfatti e orgogliosi di essere riusciti, no, a fare queste cose. Eccoci, poi insomma, il pensiero tuo di ringraziamento penso che sia anche di sera. Mi agganciavo. Comune, certo. a tutti quanti. Insomma, perché questo ce lo siamo detti prima, no, che certo, ci tenevate certo. Giustamente a fare questa forma di ringraziamento, perché effettivamente è bello anche vedere che 4 scuole, insomma, anche di estrazione, di tendenza disparata, comunque collaborano insieme a chi ha avuto, insomma, la lungimiranza di sposare questo progetto
per creare una bella cosa insieme. È stata una piacevole novità, uno sponsor che ci è venuto a cercare. Che vi è venuto a cercare, cioè, solitamente sono loro che esatto. Invece in questo caso, sì. No, e poi è bello insomma che quattro scuole, tutte quante che collaborino e non ci siano insomma... quelle sana rivalità, vabbè, la sana rivalità credo ci che vuole. Ci sia, però abbiamo la fortuna anche di avere ogni scuola un indirizzo un po' differente. Un'identificazione, non c'è sovrapposizione. Per quanto ci riguarda noi abbiamo un forte indirizzo contemporaneo dal punto di vista della danza, vogliamo dai piccoli fin da 4 anni fino ai più grandi ovviamente. I nostri corsi passano dal gioco danza per i bambini piccoli di 4 anni e poi dopo cominciano a avere dimestichezza con il proprio corpo e consapevolezza e quindi possono scegliere se fare il percorso nostro professionale che parte chiaramente dalla danza classica con una forte base e poi dopo si arriva all'avviamento professionale danza contemporanea. Come esempio di questo discorso qua abbiamo delle ragazze che studiano a New York al momento, in giro per l'Europa e quindi il fatto di poter dare uno strumento ai ragazzi sia dal punto di vista didattico che educativo e poi dopo si riesca anche a farlo diventare un mestiere è una cosa importante. L'altro canale nostro è quello del musical perché realizziamo i musical dai bambini piccoli con il corso junior fino a quelli più grandi, quindi impareranno a cantare, a recitare e a ballare ovviamente con l'apporto di figure anche di livello nazionale che possono dargli una certa validità insomma al lavoro che facciamo. Dove siete? Noi siamo in Via del Commercio, angolo Via Mattei, la anche zona industriale. Ex, in questo momento come... Sì, abbiamo iniziato da pochi giorni, anche per quanto ci riguarda si possono venire a provare i corsi di danza, anche di hip hop, anche in quel caso abbiamo un buon riscontro da parte del pubblico, da parte dei ragazzi che vengono, corso di musical e quindi... fate l'hip hop anche, esatto. Break dance. Vuoi farlo anche te? No? Non ci penso neanche, sono già tutto rotto di mio. Vengo anch'io, è vero? No, io sono già tutto rotto di mio dopo 15 anni di pallacanestro, sono tutto rotto, allora. Ci manca l'hip hop, quindi... No, però guarda, è bello anche vedere che ci sono anche tante realtà diversificate, nel senso che ognuno con la propria propensione, col proprio istinto, può collocarsi in realtà... altamente professionali ma diversificate, questo è bello, insomma ognuno... Anche perché un'ultima cosa che volevo dire è che per quanto ci riguarda intendiamo la danza come non un passatempo ma come un qualcosa che veramente possa dare uno sbocco professionale, insomma. Brava, che possa dare uno sbocco professionale che possa insegnare, poi magari a 18 anni decidono di andare a fare pallavolo, sì, uno sì, si tratta, fa quello che vuole, no? In generale, però avere una forte base è il nostro scopo fondamentalmente. Adesso lo dico a Serena che insomma, ha una matrice classica sì, di più. Sì. Insomma, chi ha fatto danza classica, le donne si vede sì. Anche nel prosieguo sì, no, della vita, vede. No? E poi della postura, sì, del io come penso è vero, io me ne accorgo. Vede nel prosieguo della vita. Secondo me comunque rimane un bagaglio nell'animo di chi ha fatto danza classica, poi che continui o meno, comunque è un qualcosa che gli rimane, una marcia in più. Poi soprattutto le ragazzine. È un vissuto che comunque nel tempo no, si porteranno avanti, che poi saranno i ragazzi del futuro. E poi anche adesso magari che sono un po' più... così, invece, capito? No? Perfetto, per quello ti danno una disciplina, comunque un modo di vivere, di essere. Poi è una realtà che difficilmente si vede anche in televisione, no? La musica classica, comunque è un bagaglio culturale che rimane a loro. Importante. E dopo poi ne faranno l'uso che preferiscono. C'è chi ha continuato, chi smette. Passa però la break dance, fa due, tre loop. Ma il bello di loro, avendo visto lo spettacolo, è che comunque sono complementari. Esatto, cioè alla fine, quindi... io che li ho visti tutti, sono tutti spettacoli comunque diversi. Che ti danno qualcosa di diverso, un'emozione comunque diversa, quindi dalla classica, all'hip hop, al moderno, a quello che quindi è. Uno che li può vedere tutti e sono... tutti spettacoli diversi, beh, capito? Molto complementari. Allora aspettiamo il periodo natalizio per goderci questo midley insomma, in un'unica serata. Nel frattempo noi un piccolo midley ce lo godiamo, adesso stacchiamo un attimo e vi facciamo vedere un piccolo mix di questi quattro spettacoli e intanto facciamo un avvicendamento sui divani. A fra poco.
Thank you.
Allora, amici, avete visto questo piccolo medley, questo mix di questi tre spettacoli. Adesso ci sono altre due scuole di danza. Insomma, spettacoli, come dicevamo prima, diversificati e quindi che davano la possibilità a tutti di vedere quattro serate completamente diverse, proprio un'emozione diversa, come ripeto, come dicevo prima, io li ho visti tutti e sono stata veramente contentissima perché mi hanno dato comunque delle emozioni diverse e credo che comunque anche a tutta la gente che ha partecipato, ai genitori, ma proprio anche alla nonna, alla vicina di casa che voleva vedere i bambini, credo che abbia trasmesso proprio questa emozione. Ripeto, dal classico al moderno, all'hip hop, io che comunque poi di danza non è che me ne intendo, però mi ha dato veramente delle emozioni diverse. Ormai tu sai che c'hai questa croce, ormai tu sei lo sponsor ufficiale. Sì, sono lo sponsor ufficiale, confermo anche per quest'altro anno, assolutamente, perché proprio è stato un orgoglio riuscire a portare appunto questo spettacolo al Teatro della Fortuna, quindi assolutamente per il prossimo anno, ci sarà, a giugno si riproporrà. Allora, accogliamo e salutiamo le altre due scuole di danza che hanno partecipato a questo bel evento. Io saluto Tiziana Aghemo della Dance Academy, e accanto a lei Chiara Miccioli di Chiara Danza. Buonasera, grazie. Buonasera. Allora, insomma, anche per voi vale il discorso di estremamente bello, insomma, che si è potuto verificare questa rappresentazione della danza nel teatro, ed è una cosa che voi auspicavate da tempo, insomma, quindi si è concretizzato un vostro desiderio. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale e dobbiamo ringraziare soprattutto Barbara, che è arrivata tipo la Fatina Trilli, grazie, con la macchettina magica, grazie. E ci ha dato l'opportunità di poter finalmente esibirci nel Teatro della Fortuna di Fano. Ecco, essendo voi scuole che gravitate nell'alveo cittadino, insomma, arrivare in teatro, nel vostro teatro, penso che faccia piacere e dia anche gratificazione. Grande soddisfazione, gratificazione dopo tanti anni di lavoro. Io ad esempio, come Chiara Miccioli, Chiara Danza, sono attiva nella città di Fano dal 98. E fino adesso abbiamo fatto sempre i nostri spettacoli di fine anno alla Corte Malatestiana, che è una location stupenda, devo dire la verità. Però avevamo sempre questa incognita del tempo. Poi l'anno scorso, quest'estate, nel 2015, avevamo capito che forse la Corte Malatestiana come struttura non era più disponibile, eravamo entrati un po' in panico e quindi ci siamo dati da fare, abbiamo preso subito contatti con l'assessore alla cultura, con il sindaco, dopodiché ecco appunto Barbara è venuta in nostro aiuto e siamo riusciti al teatro. La salvatrice dei ballerini. Santa Barbara protettrice dei ballerini, mi piace. Siamo riusciti finalmente a entrare al Teatro della Fortuna dopo tanti anni di lavoro, anche perché noi come scuola di danza, io ho iniziato in una scuola piccola, poi piano piano i corsi sono aumentati, mi sono dovuta trasferire in una scuola più grande e considerando che sono attiva dal 98, quindi ho anche gente, ragazze che hanno iniziato da piccolissime, 3 anni, e ancora studiano danza e si perfezionano ancora nella mia scuola. Sottolineando il fatto che questo significa che hanno dedicato un sacco di tempo, ho ragazze che sono sia diventate professioniste nell'ambito dello spettacolo, del teatro, ma anche ho ragazze che sono ingegneri, architetti, che nonostante la loro dedizione alla danza sono riusciti veramente ad acquisire dei titoli di studio eccezionali. La danza è disciplina. Quindi ti impone un certo rigore anche nella tua vita di tutti i giorni, perché se vuoi frequentare danza sai che prima devi organizzarti con i compiti, adesso parliamo per i più piccoli, però sono insegnamenti di vita che poi ti porti avanti nel tempo. Una scuola di vita, quindi. Sì.
A noi ci è rimasta Chiara. Allora, noi abbiamo iniziato insieme. Insieme? Ah, io avevo 3 anni, lei più o meno. E siamo ancora rimaste nell'ambito danza, quindi... Allora, e comunque manteniamo, cioè ci preoccupiamo dell'organizzazione di una scuola, quindi, quello piano piano ci ha aiutato. Chiara, anche tu inizierai in questi giorni, penso, con i tuoi corsi, con le tue... Dove si trova? Allora, io ho la sede in via della Fornace, zona Trave, Poderino. Abbiamo iniziato dai primi di settembre sempre con i corsi di classico, al quale anche noi diamo molta importanza, perché nella danza in generale, se hai una buona base di danza classica, poi in un futuro ti puoi anche dedicare a un'altra disciplina, danza moderna, danza contemporanea, però il bagaglio che hai acquisito in quegli anni, i primi anni di danza, sono fondamentali perché rendono perfetto il movimento, cioè c'è una linea diversa per chi ha studiato danza classica. Noi iniziamo di solito con bambini molto piccoli, dai 3 anni, proprio con corsi di gioco danza, dove tutto è basato su psicomotricità, quindi il movimento attraverso il gioco, attraverso l'uso di oggetti, stimolando la loro fantasia, quindi tutto sotto forma di gioco, però noi riusciamo già a mettere le basi per quelle che saranno le cose che poi andranno a studiare quando hanno 6 o 7 anni nei corsi accademici proprio di danza classica. Sì. Noi siamo, penso, una delle poche scuole a Fano, dove, anzi l'unica, dove praticamente si sostengono gli esami del metodo inglese della Royal Academy of Dance e vengono rilasciati degli attestati, e questi attestati, questi certificati poi sono riconosciuti a livello mondiale, perché la RAD è a livello mondiale. Attraverso questi esami i bambini hanno 1 anno di preparazione, 1 anno di impegno, superano l'esame, quindi anche quello è una gratificazione per il lavoro che hanno svolto, quindi li rende ancora più fiduciosi in se stessi e gli forma il carattere. Indubbiamente è l'aspetto formativo. Sì. Nel contesto della manifestazione cosa avete portato? Come allora, noi abbiamo portato in scena La principessa Ranocchio, ispirato a un recente cartone animato della Walt Disney, molto carino, ambientato a New Orleans negli anni 30, poi è un po' intricato con la storia del principe Ranocchio, ma è molto molto carino, e questo ci ha dato possibilità di fare uno spettacolo dove si potevano unire le varie discipline della danza, quindi la danza classica, la danza contemporanea, la danza moderna e anche l'hip hop, proprio perché è un cartone abbastanza attuale e carino. E siccome abbiamo fatto uno spettacolo unico quest'anno, di solito facevamo anche noi uno spettacolo di danza classica, uno spettacolo di danza moderna, facendo uno spettacolo unico noi abbiamo organizzato una replica, quindi noi abbiamo fatto uno spettacolo però replicato 2 sere, con grande afflusso di pubblico, perché entrambe le sere era pieno il teatro. Sold out, sì. Tutto per niente. Molto, molto, poi molto apprezzato, ripeto, molto apprezzato comunque il Teatro della Fortuna. Ecco. Anche noi avevamo bambine che non erano mai state a teatro, genitori lo stesso che non conoscevano, non avevano mai avuto possibilità di andare a teatro. Quindi tutti molto soddisfatti, molto contenti, hanno sentito che c'era un'atmosfera completamente diversa rispetto a un teatro all'aperto. È stata un'altra cosa anche per noi insegnanti che eravamo dietro le quinte. Quando si è dato il via allo spettacolo, si è aperto il sipario, insomma... Un po' la tensione. Sì, c'era. Abbiamo vissuto un'emozione anche noi dietro le quinte, notevole. Perché quello vuol dire, allora, insomma, senza nulla togliere la corte malatestiana, per carità, splendida location, posto bellissimo e tutto. Però insomma la danza vuole che si faccia teatro, questo è necessario. Sì. Anche perché credo che debba essere per tutti un po' il teatro, cioè è un qualcosa comunque di popolare, non deve essere solo per una certa elite che va a teatro, cioè tutti comunque nel loro modo, in una certa forma, si devono comunque provare almeno ad avvicinarsi e andare al comunque teatro. A teatro, giusto? Poi, che è stata l'occasione anche questa, come dicevamo, per chi magari non ha mai avuto la voglia, il pensiero, la necessità e lo stimolo di andare a vedere una commedia, oppure una rappresentazione, diciamo, lirica, un concerto in teatro,
con la scusa che il figlio tocca andarci. A vedere a teatro, Babbi, andare, contentissimi. Felicissimi. Babbi, mamme, nonne. Sono stati tutti molto contenti occasione di questa per occasione, vedere. Certo. Sì, Tiziana, sì. Tu invece Dance Academy. Dance Academy. Anche tu, insomma, come, sì. Come Chiara. Hai iniziato in giovanissima età. Sì, in giovanissima età, all'età di 5 anni, quindi, però. Ma è una vita. Una vita per la danza. Una vita per la danza, certo. Una vita sulle punte. No? Sulle punte, anche per la danza, anche sacrificio, quindi abbiamo fatto parecchi sacrifici, tantissimi. Sì. E niente, anche noi quest'anno abbiamo portato in scena uno spettacolo, La Bella e la Bestia. È tratto anche da lei da un cartone animato di Walt Disney, e anche noi, visto che abbiamo varie discipline, danza classica, moderna, breakdance, hip hop, abbiamo potuto unire tutte le discipline in un unico spettacolo. E dall'anno scorso facciamo anche musical, e quindi molte ragazzine, bambine hanno iniziato a recitare. Se vi manca, non la bella, cioè l'altro, io la bestia. Mi posso proporre, mi propongo, e se poi vi manca io mi metto lì. Mi metti lì e vai, faccio la mia porca figura. Sì, perché di ragazzini ne abbiamo tanti, di maschi, però ballano soltanto hip hop e break dance. Ecco, vedi, dopo... Il classico no. No, insomma, preferisco. Però è bello anche che siete riusciti, tutti quanti, penso, a mettere insieme uno spettacolo così multidisciplinare, cioè che ha in sé tutto quello che è l'espressione della vostra scuola. Certo. No? Non c'è soltanto una... Sì, siete stati bravi anche in questo, a sceneggiare uno spettacolo che... Deve tener conto di tante cose. È anche molto più complesso, è anche difficile realizzarlo. Per questo che lo dico, perché insomma, se fai appunto un classico balletto, no? Sì. Tchaikovsky, vabbè, quello è... E quello rimane. Invece... Se invece ti diverti a fare tante cose in un unico spettacolo, penso che sia complesso anche da gestire. Sì. No, penso sì, almeno. Sì, sì. Certamente. È molto più difficile anche perché anche quest'anno inserire danza classica, moderna, pop, all'interno anche la recitazione. Io infatti sono rimasta molto sorpresa quando ho visto il loro della recitazione, cioè cosa quindi. Che ad esempio non mi aspettavo, che magari in un altro non c'era, e da loro ho visto proprio la recitazione che è stato fantastico, tra l'altro erano delle bambine bravissime. Bravissima. E mi sono rimasta, ho detto, e non me l'aspettavo, quindi già lì un'altra emozione, un altro modo di vedere. Quindi... Sperando che queste parole suscitino l'interesse anche di chi non ha potuto vedere questo mese di giugno così bello in teatro, magari insomma adesso sotto Natale noi la ributtiamo lì sotto Natale, facciamo una giornata, perché sarà una giornata dove cioè, sarà un one shot, cioè una serata sola, esprimerete tutte e quattro insieme. Sì, ci siamo, non è la prima volta che facciamo questa cosa insieme, l'abbiamo già fatta negli anni passati, quindi pensavamo appunto a Natale, ogni scuola propone un breve momento del suo spettacolo oppure qualcosa di nuovo, libera scelta, e faremo questa serata al Teatro della Fortuna vicino alle vacanze natalizie. Con le scuole con chiuse. Con le scuole chiuse. Sì. Tiziana, anche tu nella tua scuola stai partendo in questi settimane. Sì, noi siamo partiti i primi di settembre con i corsi di danza classica, anche noi facciamo delle piccole prove per le bambine, quindi iniziamo per... anche dai 3 anni in su, partiamo col gioco danza e poi... Si prosegue. Si prosegue. Noi siamo in via 27 agosto, vicino al Palazzo di Vetro, vicino al semaforo per andare verso l'autostrada. Anche voi corsi, come insomma, avete rappresentato nel vostro spettacolo, insomma, multidisciplinari, avete di tutto. Sì, abbiamo un po' di tutto. Bene. Allora, il tempo è tiranno e mai come questa volta, mi dispiace dirlo, perché insomma, è bello, insomma, perché... l'espressione artistica, qualsiasi sia musicale, teatrale, pittorica, insomma, è sempre bella, sia nella rappresentazione e anche nel parlarne, perché parla delle persone, parla dell'animo, parla della propria personalità, e quindi certo. È molto bello insomma, tenere puntate come queste. Insomma, io vorrei che non finissero più, però già mi stanno facendo brutti cenni e quindi insomma la dobbiamo chiudere qui. Allora io insomma mi faccio, come dire, l'attore per tutte e quattro le scuole, per il ringraziamento all'amministrazione pubblica per aver fatto sì
che questa cosa si potesse realizzare e poi insomma, grazie anche, come abbiamo detto prima, al tuo intervento Loro di Babette che ha ormai questa stimmate del no? Barbara Loro di Babette, la paladina della danza a Fano. Benissimo. Dovrei mettere in vetrina due scarpette. Metterò due scarpette, chiaro, con anche il cerchio. Ho già una linea proprio dedicata alla danza, quindi assolutamente. Chi passa di qua assolutamente non si sfugge. Va bene, grazie a tutti gli ospiti, salutiamo anche quelli che sono andati via prima di voi, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Barbara per quanto hai fatto e vi rimando alle prossime puntate di Dopo Cena. Ciao, alle prossime!